Fellini ai martedì letterari per presentare il suo ultimo libro Via Savoia, Il labirinto di Aldo Moro, e anche per ricevere il gran trofeo alla saggistica del premio letterario internazionale Casino di Sanremo Antonio Sileria. Che cosa significa per lei questo premio prima? Beh, il premio è sempre un motivo di gratitudine e anche un po' di sorpresa, perché poi si scrive pensando a qualche lettore, ma ci si sorprende sempre quando poi i lettori sono più di uno e qualificati e anche generosi come in questo caso. Naturalmente i libri si vedono sulla distanza e quindi lo considero un incoraggiamento e un modo per proseguire un dialogo con tanti lettori che appunto da questa fatica, per così dire, fatica piacevole, è uscito rafforzato. Per lei la politica è un momento di vita, è la sua vita, la sua grande passione, ma perché proprio in questo momento un libro su Aldo Moro? Ma intanto io faccio parte di quella parte, per così dire, di dirigenza politica che non si considera eterna, che pensa che sia bene ogni tanto lasciare il passo ad altri e che non è troppo accanita nel difendere le proprie posizioni, le proprie prerogative. Credo che ci sia un naturale ricambio, un'evoluzione che porta quelli della mia generazione, e secondo me anche già da un po' di tempo, a stare fuori, a guardare le cose con curiosità, con passione, a cercare di decifrarle, a dire la propria opinione, ma senza ingombrare gli spazi che sono destinati oggi a nuove generazioni e a nuovi protagonisti. Penso che una riflessione appunto sulla storia fatta con la libertà di non essere, diciamo, protagonisti in prima persona può aiutare i giovani a trovare una strada che conduca verso una politica più pensosa, di maggiore immaginazione, forse di minore immediatezza. Moro era un uomo lento e faticoso anche da capire, però tracciava una strada sicura, e finché l'Italia ha percorso quella strada, diciamo che pur tra mille problemi, mille disagi e mille difficoltà, se l'è cavata un po' meglio, o almeno forse era un po' più soddisfatta di quanto non sia oggi. Per l'opera Via Savoia, il labirinto di Aldo Moro, l'analisi di per aver ripercorso nella figura di Aldo Moro, statista indimenticato, la crisi di un'epoca e uno Stato che non seppe difendere uno dei suoi servitori più autorevoli, analizzando momenti, situazioni e persone con il distacco del tempo passato e di profonde esperienze rimediate e vissute. Emerge la malinconia di ciò che poteva essere e non è stato in quel labirinto di parole, in una delle pagine più drammatiche della storia della nazione. L'assessore Omea, Paola Monzani Sileria e dottor Marco Mauro, componenti di giuria, consegnano il premio.